Allora, eccoci qui sulla pagina di Celsius Holdings Incorporated. Questa azienda che vado ad analizzare oggi è un'azienda molto ma molto particolare perché questa analisi sarà ovviamente analisi video su YouTube, ma domani mattina invece esce anche sul mio blog un articolo molto ma molto più dettagliato di quello che andrò, diciamo, a definire quest'oggi in questo video. Sarà un qualcosina molto più, diciamo, dettagliato sia dal punto di vista del business dell'azienda, di quello che fa, di quali sono i suoi guadagni, di chi è il management e di tutte quelle altre notizie, altri dati che possono essere di interesse e che magari detti in un video possono risultare un pochino troppo noiosi. Bene, andiamo subito a vedere chi è Celsius. Celsius Holdings è un'azienda che produce delle bevande ad alto valore energetico e lo si può vedere anche qui. Celsius Holdings è stata fondata nel 2004, è un'azienda a livello globale che è proprietaria di alcuni brevetti e di alcune formule che sono appunto vendute a marchio Celsius e che si promettono appunto di avere dei vantaggi dal punto di vista, diciamo, della salute, per cui hanno quelli che vengono definiti health claims, sia dal punto di vista sanitario, tra virgolette, ma soprattutto da quello di vista sportivo, per cui si possono definire un marchio di energy drink, un'azienda molto ma molto piccola che capitalizza poco meno di 1 miliardo di dollari e con un fatturato anno che ha raggiunto quest'anno, anzi fine 2019, 75 milioni di dollari, per cui un fatturato molto piccolo, ma un'azienda in forte, 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 e se non l'ho detto lo ripeto, forte crescita, che andiamo a vedere subito. Prima di tutto però andiamo a vedere quali sono i brand dell'azienda. Dal loro sito possiamo andare a vedere che c'è la Celsius 5 Life Fit e poi la Celsius Heat, due prodotti completamente diversi. Celsius Life Fit è quella, diciamo, quella serie di prodotti che sono comunque dei fitness drink, che contengono le GCC, che è diciamo, un prodotto che è contenuto nel tè verde, epitogallechina 3 gallato, lo so perché ci ho fatto un video a proposito sull'altro canale molto tempo fa, è un principio attivo che è presente nelle foglie verdi del tè verde, appunto, quello che non è stato essiccato, e che ha delle proprietà che sono mediche, sono comprovate da studi scientifici, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle malattie polmonari e dell'HIV, come cose molto importanti. Comunque non è quello il motivo per il quale sta lì, è un antiossidante molto potente. Poi abbiamo del guaranà, del ginger, del calcio, le vitamine del gruppo B, la vitamina C. Sono in due serie, queste prodotte della Life Fit, sia carbonated, per cui con del gas aggiunto, e sia quelle senza, un po' come se fosse un succo di frutta. E non hanno, secondo i claim dell'azienda, all'interno delle sostanze dolcificanti aggiunte o comunque dei conservanti e dei coloranti. Non c'è zucchero, non ci sono anche dolcificanti chimici come aspartame e così via. È un'azienda che cresce in maniera globale. Oltre agli Stati Uniti segue anche i mercati europei con Svezia e Finlandia con due filiali, poi anche il mercato dell'est con Singapore, Cina e Hong Kong e anche una filiale in Kuwait. Questo non significa che i prodotti non possono trovarsi anche nel resto d'Europa, anche nel resto del mondo. In Italia su Amazon si possono trovare. E poi c'è l'altra serie di prodotti, e torniamo subito indietro, che è questa qui, la Heat, che ha un alto invece contenuto di principi attivi. Principalmente sono la caffeina con 300 mg, mamma mia, per ogni lattina, e poi la citrullina 2 grammi circa. La citrullina è un precursore dell'aminoacido arginina, che appunto serve per la ricostruzione dei fasci muscolari. Comunque non sono qui a fare una lezione di scienza. Perché mi interessa questa azienda? Prima di tutto è un'azienda che ha un forte potenziale di crescita. Andiamo a vederlo su Simply Wall Street. Ha una salute fenomenale e un futuro fenomenale secondo gli analisti di Simply Wall Street. E perché succede questo? Andiamo a vedere prima il prezzo. L'IPO è stata fatta nel 2016 e dal 2016, anzi no, l'IPO è stata fatta molto prima in realtà, infatti il prezzo era qui nel 2006, però diciamo che negli ultimi 5 anni, da quando l'azienda ha cominciato a macinare fatturato, è cresciuta da un valore di poco intorno al dollaro e mezzo, adesso qui sono i 2 dollari e circa della quotazione iniziale, e adesso siamo quasi ai 15 dollari, 14 dollari e 40 nell'arco di 4-5 anni. Un rendimento che è stato nell'ultimo anno del 203%, qualcosa di fenomenale. Un'azienda che non distribuisce dividendi,
per cui reinvesti tutto e come si può vedere nell'arco di 5 anni il ritorno è stato del 519,6%. Ovviamente con alti rendimenti arrivano alti volatilità e come si può vedere anche da qui è al di sopra, molto al di sopra della media di mercato, un beta di 1,51, qualcosa di assurdo, non è per i deboli di cuore. Infatti questa azienda l'ho inserita nel mio portafoglio di trading 212 che non è copiabile, per cui chiunque va a copiarmi non si pone gli stessi rischi che mi sto ponendo io. Come tutto il portafoglio di trading 212 sarà un portafoglio d'accumulo e per cui cercherò di mediare il prezzo nel futuro. E posso dire che effettivamente è un'azienda in crescita, è molto volatile perché nel primo giorno che l'ho acquistata mi ha fatto un più 10% e poi nel giorno successivo ho perso la metà di quel guadagno. Si tratta per cui di un qualcosa che va visto un po' nel lungo periodo e soprattutto va visto il vantaggio che dal punto di vista commerciale questa azienda può dare. Infatti, se andiamo a guardare, non guardo neanche la valutazione di Simply Wall Street perché ho guardato altre valutazioni di altre testate, ho guardato quella di Forbes. E comunque non è così sopravvalutata secondo molti analisti. Questa valutazione di Simply Wall Street non la guardo più in realtà. È troppo, a volte trovi aziende troppo sottovalutate, a volte troppo sopravvalutate. Cerco di fare un po' il contesto totale. Però se andiamo a vedere in basso, la crescita di earnings futura è prevista di un 94,6% anno, una crescita esponenziale abbastanza importante. Per cui rispetto anche al mercato di riferimento, l'azienda dovrebbe fare qualcosa come il 80% in più del mercato di riferimento e comunque anche nel mercato generale quasi un 70% in più, sia dal punto di vista degli earnings e poi dal punto di vista del revenue, diciamo 3 volte tanto il mercato totale e un 4 volte tanto il mercato di riferimento, qualcosa di veramente eccezionale. Questo perché andiamo a vedere, prima di tutto l'azienda, come dicevo prima, non distribuisce dividendi, e lo possiamo vedere qui, non c'è nessun dividendo, ma la cosa fondamentale, quello che vado a guardare sempre in tutte le aziende, è proprio questo, la sua posizione finanziaria. Gli asset a breve termine coprono ampiamente tutti i debiti e liabilities, sia a breve che a lungo termine, addirittura circa 30 milioni di liabilities sono coperte già solo dagli asset a breve termine, che sono 56 milioni e mezzo. A cui si aggiungono quasi altri 39 milioni di dollari di asset a lungo termine, per cui una situazione molto, molto interessante, con un debito contenibilissimo, diciamo in totale, eccolo qui, praticamente il rosso è veramente piccolino. Un'azienda che ha delle forti prospettive di crescita. Perché ha queste prospettive di crescita? Come dicevo prima, poi quando si va a guardare. Se vai a leggere l'articolo che esce domani mattina, te ne rendi conto anche per alcuni dati. Comunque ti volevo far vedere appunto alcuni sprazzi di questa investor presentation che sono andato a guardare prima per la realizzazione del video e anche per quanto riguarda la realizzazione dell'articolo. È un mercato, quello degli energy drink in forte crescita. Del 2016 fatturava circa 46 miliardi di dollari, è previsto arrivare a quasi 85 miliardi di dollari nel 2025, per cui in 9 anni quasi il doppio, e in questo contesto si inserisce appunto Celsius Holdings. Eccolo qui. È una crescita comunque che è paventata anche dalla crisi pandemica, nel senso che durante la crisi pandemica la gente stava rinchiusa in casa e per cui aveva bisogno di trovare dei modi per stare a casa, fare qualcosa, magari attività fisica come era permesso poi durante una seconda parte della pandemia, però ovviamente non ci si poteva più orientare a mangiare di tutto, a bere di tutto, soprattutto le bevande, quelle ad alto contenuto di zucchero, mi viene in mente le classiche famose Coca-Cola, Fanta, Pepsi e così via, per cui ci si è orientati verso un mercato che è più quello del health, per cui healthy drinks, healthy food, e in questo contesto ci si è inserito anche Celsius, che comunque era in forte crescita già dagli anni precedenti, ma nell'ultimo anno, soprattutto negli ultimi 3 mesi, diciamo fine marzo, quando un po' è cominciato a risalire il mercato, fino a fine giugno, quando un po' si era conclusa la curva esponenziale, ha fatto un più 123%, che rispetto al resto del mercato è comunque tantissimo. E questo è
un contesto che si va a inserire molto nella diversificazione del portafoglio, ad esempio, se si pensa al fatto che molte persone si orientano solo esclusivamente al settore tecnologico, quando si possono trovare aziende che possono fare un CAGR del 45% circa anno, pur non vendendo telefonini, pur non vendendo servizi su internet, oppur non usando tecnologie particolari per fare videochiamate. Un'altra cosa che volevo fare vedere è questo. E quest'altra parte di questo report che va a dimostrare come, diciamo, il revenue dal 2016 fino ad oggi si è sempre più ampliato dalla forchetta dell'internazionale all'americano, dando più preponderanza al mercato americano, quasi 20 milioni di dollari contro i quasi 9 del mercato internazionale. Una forte crescita, un fatturato che è passato dai più o meno, sono qui, 14 milioni del 2016 fino ai 75 milioni del 2020 a year to date, qualcosa di veramente molto molto importante. Revenue totale per Nord America è 19,5 milioni, totale era nel 2016 circa i 30, e un net income di 546 mila dollari. Non si tratta di cifre enormi. Si tratta però di cifre di un'azienda che sta crescendo in maniera esponenziale e in maniera molto ma molto importante. Tra l'altro, non distribuendo dividendi, tutto può essere reinvestito. Una parte della crescita è dovuta molto probabilmente, e anche questo si può vedere nell'articolo, perché cito anche il link, dei link appunto a cui andare a approfondire, è dato anche dagli influencer, dove l'azienda punta molto agli influencer, soprattutto su Instagram, ma su altre piattaforme, che portano appunto gli energy drink ad essere sponsorizzati in maniera molto ma molto pesante, e con gli influencer magari che hanno milioni di iscritti, ma anche centinaia di migliaia di iscritti, ovviamente il messaggio viene messo all'interno della rete in maniera molto più dettagliata e molto più diciamo focalizzata a chi effettivamente quel prodotto potrebbe andare ad utilizzare, per cui si tratta di una pubblicità molto ma molto più oculata. Un'altra cosa da dire è che effettivamente si tratta di un'azienda piccolissima che con 120 dipendenti riesce a gestire tutto questo fatturato, tutto questo mercato, per cui tanto di cappello a chi ha creato questa azienda. Le due aziende che hanno investito inizialmente sono la Rexall Sundown e la Horizons Ventures. Tra l'altro Carl De Santis è uno dei maggiori azionisti, credo abbia il 27%, ma adesso lo andiamo a vedere anche qui, su Simply Wall Street. Eccolo qui, 3, 2, 1. Eccolo qui. Carl De Santis è il secondo azionista dell'azienda con quasi il 21% di capitale, mentre l'Arcus Capital ha quasi il 33%. Si tratta comunque di un'azienda purtroppo molto focalizzata agli istituzionali, per cui il capitale non è molto diluito, e lo si può vedere anche, vediamo, dovrebbe essere qui, per cui gli investitori privati hanno veramente poco mercato. Ha una capitalizzazione poco al di sotto del miliardo di dollari, lo si può vedere anche da qui, 998 milioni di dollari e circa quasi 70 milioni di share flottanti sul mercato, per cui un'azienda che è piccolissima ma che ha una forte possibilità di crescita. Perché ci ho investito? Ovviamente perché essendo un'azienda che ha un alto potenziale di crescita mi può dare dei grossi ritorni, ma ovviamente bisogna anche focalizzare la nostra attenzione sul fatto che può avere una forte volatilità e può ovviamente andare ad essere impattata in maniera molto più preponderante di altre aziende, non mi usciva la parola, rispetto a aziende più grosse, parlo di Microsoft, di Apple e così via, perché appunto essendo piccola ha meno possibilità di riuscire ad attutire i colpi. Ovviamente, guardando la situazione finanziaria e non distribuendo dividendi, ha molte più probabilità di tenersi in piedi rispetto ad altre aziende che magari nello stesso settore possono appunto andare incontro a situazioni diverse se hanno delle situazioni finanziarie diverse, appunto, e molto più pericolose dal punto di vista del conto economico. Tra l'altro, come ultima cosa, volevo andare a fare vedere un pochino su investing. Di cosa stiamo parlando anche dal punto di vista finanziario? E come si vede dal punto di vista finanziario, il gross margin è circa il 43,5%, 43,43%,
Il fatturato, come dicevo prima, dal 2016 circa 22 milioni, quasi 23 milioni di dollari, è passato alla fine del 2019 a 75 milioni di dollari, così come il profitto lordo, che è passato dai 9 milioni e 7 ai 31 milioni e mezzo quasi nell'arco di 4 anni. Per cui si tratta comunque di un qualcosa da tenere in considerazione, un'azienda che ha grosse prospettive di crescita, che comunque ha cominciato a fare profitto solo nel 2019. Un profitto vero e proprio dal punto di vista del profitto lordo, però dato la sua crescita esponenziale, mi sono, dopo analisi ovviamente dell'azienda, tra l'altro oggi sta facendo 11%, non so se si vede qui, 11,51%, una cosa impressionante. Comunque, dicevo, data comunque la tipologia di business, io la vedo un business che nel futuro, se il management l'ha porta avanti in maniera molto seria e molto professionale, così come ha fatto fino adesso, ha delle forti prospettive di crescita e soprattutto di rubare quelle fette di mercato ad altre energy drink, come possono essere la Monsters o la Red Bull, che non sono focalizzate a una tipologia di clientela sportiva, ma sono più focalizzate a una tipologia di clientela giovane, mentre in questo caso proprio si tende a voler portare questo prodotto nelle palestre, fra chi fa corsa, chi fa ciclismo, per cui una tipologia di persone molto più professional rispetto agli altri energy drink. Bene, spero che questa analisi sia stata di tuo gradimento. Ho scoperto questa azienda facendo uno screening su Investing, per cui ho trovato questo tool che magari più avanti porterò anche in analisi, perché si riesce a trovare aziende molto ma molto interessanti. E ovviamente ti ricordo che domani esce la recensione sul blog molto più dettagliata con dati molto più approfonditi. Se questa recensione è stata di tuo gradimento, ti chiedo per favore di lasciare un pollice in su, di iscriverti al canale, di cliccare la campanella delle notifiche. Se sei stanco di bere un energy drink, magari l'oro, così facciamo salire anche il fatturato e le mie azioni. E anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!